Nel corso della terza puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 23 settembre, le nomination palesi dei primi 12 concorrenti hanno generato i primi screzi significativi all'interno della casa. Tra i protagonisti dello scontro troviamo Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, i quali si sono affrontati apertamente dopo la decisione del modello milanese di nominare. Nel corso della terza puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 23 settembre, le nomination palesi dei primi 12 concorrenti hanno generato i primi screzi significativi all'interno della casa. Tra i protagonisti dello scontro troviamo Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, i quali si sono affrontati apertamente dopo la decisione del modello milanese di nominare l'attore. L'intervento di Luca Calvani, durante il momento delle nomination, è stato determinante per far emergere il malcontento. L'attore, interpellato da Alfonso Signorini, ha raccontato di come il loro rapporto si sia incrinato proprio a causa di una scelta che lui non ha condiviso. Tutto è nato da un momento tra me e Lorenzo in cui gli ho detto, dai, nomina me, siamo proprio gli opposti. E lui ha risposto, no. E poi, alla fine, mi ha nominato, ha spiegato Calvani. L'attore ha poi aggiunto un dettaglio che ha ulteriormente complicato la situazione. Usciti dal confessionale, Lorenzo è venuto a chiedermi scusa dopo 3 secondi. Io credo che se mi avesse nominato dicendo, nomino te perché mi contrasti tutte le cose, l'avrei accettato. Ma così no, l'accusa di manipolazione. Lo scontro non si è fermato solo alla spiegazione della nomination. Luca Calvani ha poi rivolto un'accusa diretta a Lorenzo Spolverato, evidenziando un comportamento che, secondo lui, denoterebbe una tendenza alla manipolazione. Penso tu sia una persona che tende a manipolare gli altri, ha affermato l'attore, portando il dibattito su un piano più personale. La replica di Lorenzo Spolverato. Non era intenzionale, la risposta di Lorenzo Spolverato non si è fatta attendere. Il concorrente ha subito replicato alle accuse, cercando di chiarire la sua posizione e motivando la sua scelta di nominare Calvani. Il confronto tra me e Luca è avvenuto prima che gli immuni diventassero immuni, perché io avrei voluto nominare uno di loro, ha spiegato Spolverato, sottolineando che la sua scelta era dettata da ragioni contingenti piuttosto che da un desiderio di manipolare. Nonostante le spiegazioni, il dibattito ha lasciato una scia di tensione che potrebbe ripercuotersi sui rapporti futuri all'interno della casa. La dinamica delle nomination palesi. Le nomination palesi, introdotte in questa edizione del Grande Fratello, continuano a generare dinamiche interessanti e a mettere i concorrenti davanti a scelte difficili. Confrontarsi apertamente e giustificare le proprie decisioni di fronte agli altri partecipanti rappresenta una vera sfida per chi cerca di mantenere un equilibrio tra strategia e rapporti umani. Lo scontro tra Calvani e Spolverato è solo uno degli esempi di quanto queste scelte possano influenzare il clima nella casa. Durante un momento di pausa, Lorenzo ha chiesto a Luca di non mancargli di rispetto, alterandosi ancora.